Mi sto mangiando un pezzettino di pane. Quando sono fluido. Sono fluido oppure no? Io sono sempre fluido. Fluido oppure no? Cosa cuciniamo questa sera? Stasera facciamo l'immunizzazione di pieno. Non c'è l'immunizzazione di pieno, sto gruppando. Abbiamo un po' di pietà ora. L'immunizzazione di pieno, come facciamo questa l'immunizzazione di pieno? Cosa facciamo ora? Adesso le montiamo. Eh? Eh? No, non le montiamo. Le mettiamo. Sei uscita dal lavoro, ora questo è un altro lavoro. Sì. Ancora non mi sono cambiata. Perché se non metto a bollire le melanzane, non mangiamo stasera. Non mangiamo. Io ancora mi devo fare doccia, capelli. Infatti poi mi vedrete diversa, struccata. Cioè. Quindi allora, prendiamo queste melanzane e facciamo, le buttiamo dentro l'acqua, le bolliamo. Le lancio così. No, adesso le laviamo, togliamo la parte anteriore, le tagliamo, ma ve lo faccio vedere, insomma. Il picciuolo. E abbiamo iniziato a tagliare il picciolo, bello tagliato il picciolo, e ora tagliate la melanzana a metà. Tagliamo la melanzana esattamente a metà. Se sbagliate a tagliare la melanzana non esattamente a metà. A metà. Dovete ricomprarla. Per ora la lascio così, poi se non mi dovesse garbare come viene... Bugiuta. No, perché in realtà il fruttivendolo mi ha dato queste melanzane e sono grandi da fare il ripiene. Belle, più grandi sono e meglio, a noi ci piace tutto grande. No, sì, però poi quando le devo andare a friggere non si cuociono bene. Noi le faremo cuocere bene e friggere bene, guarda, sono belle cicciose. Ma è bella cicciosa, questa la faccio già a metà direttamente perché sennò... È enorme. Quindi... Non so se tagliare pure questa. Entrano tutte? Dai, tagliamone ancora, sono belle cicciose, guarda. Sì, tagliamo anche questa. Tagliamo, non si sa mai. Tagliamo tutto, buttiamo tutto quanto dentro il nostro wok. No, non è un wok. Non è un wok stasera, ma è una pentola normale. Un pentolone. Perché anche noi abbiamo le pentole normali. È un pentolone, buttiamo... Dove si finita? E buttiamo tutto... Dentro una pentola. Normale. Cioè, in realtà si potrebbero fare la pentola a pressione, ma io odio la pentola a pressione. Per cui le metto a bollire. Non le faccio sommergere dall'acqua. Metto l'acqua più o meno a metà. Tanto poi si ammollano. Tanto poi si ammorbidiscono. Queste piano piano vanno giù. Le copro. Aia. Non so che cosa avevo combinato con la caffettina, ma stavo per fare un disastro. E un attimo, prendo il sale e torno. Abbiamo preso il sale, accendiamo il nostro fuoco a focherello. E via un trozzo di sale. Mettiamo un pochino di sale. Vai, intanto sale intorno attorno. Salate tutto. Salate tutto, una volta salato tutto. Una volta salato, io metto il coperchio. E queste dovranno cuocere almeno una mezz'oretta, almeno. Per questo vi ho detto, io intanto vado e mi faccio doccia e capelli e poi mi vedrete struccata, vestita diversa, probabilmente col pigiama e con i capelli sciolti. Oddio, un mostro. Ah, dopo. Perché quando voi fate le cose a casa non combinate tutto in modo tale. Donne. Tu. Parliamone. Noi gestiamo i nostri impegni casalinghi e anche non in base a quando dobbiamo lavarci i capelli. Questo è un dato di fatto, è una cosa che io prima non facevo, ma da quando lavoro, casa, eccetera, eccetera, lo devo fare, mi devo organizzare mentalmente pure per quando lavarmi i capelli, contando la zazzera che ho e contando quanto ci vuole a districarli, quindi... E nel frattempo che tu ti fai i capelli, che quelli bollono, io mi faccio le fette di pane quando voglio. Che non gliene frega niente a nessuno, ah, vero? Dopo. Allora, guarda questa. Oh. Niente, non vuole venire. Niente, quindi praticamente che cosa stiamo facendo? Stiamo levando, dopo 25 minuti, stiamo togliendo le melanzane dall'acqua. Se Daniela ci riesce. Vediamo le melanzane dall'acqua. Se Daniela ci riesce. Le facciamo asciugare. No, adesso in teoria... Ecco, adesso dovremmo aspettare un attimino che si raffreddino per poi spolparle. E siamo tornati dopo tante ore di bolliture, dopo tante ore di lavaggio di capelli. Sì. E vedete, in pigiama, sì. In pigiama si possono fare anche in pigiama queste cose. Stiamo raccogliendo la... Sì, no, io non ce la faccio più. Stiamo raccogliendo... Poi tra l'altro oggi ero tipo in giacca tutta... Cioè, frega niente, stiamo raccogliendo la purpa, e poi faremo le melanzane ripiene di melanzane. Come si fanno melanzane ripiene di melanzana? Cioè una cosa ripiena di se stessa. Certo. Se voglio fare un tacchino. È un tacchino al tacchino. Un tacchino al tacchino. Faccio il tacchino al tacchino. Fai il tacchino. Quando fai il tacchino al tacchino? Io lo faccio il tacchino al tacchino. Quando facciamo il tacchino al tacchino?
Facciamo il tacchino al tacchino. Dai, domani facciamo il tacchino al tacchino. Che no. Cosa, non si frulla, non si fa niente. Come si fa? Si rompe l'uovo e poi si succhia. No? Allora mettiamo un uovo. Mettiamo un uovo, vai. Poi decido se metterne due, però mi lavo le mani che già mi sono la sera dell'uovo. E ora deve spremere e mungere tutte queste. Allora. Poi no, che cosa ci mette? Vedi, a dire stronzate. Poi ci mettiamo il sale. Vai, tanto sale, perché l'uovo va salato. Sì, l'uovo senza sale non riesco a mangiarlo. Poi ci mettiamo un po' di pane grattato. Vai, col pane di grattato. Ok. Poi ci mettiamo un po' di grana. Un po' di grana. Dai, un po' di soldi, un po' di grana, no? Non sono soldi, no, grana. Ma io oggi non lo so. Senti che profumo! Senti che profumo chiaro. C'è qua dentro. Sì. Che c'è qua dentro? Ah! C'è la fresa di tacchino. La fresa di tacchino! Allora, voi dovete sapere... Che dobbiamo sapere? Intanto che tu devi buttare la spazzatura, poi... Va bene. Dovete sapere che oggi sono andata a fare... No, sono andata a comprare delle cose, non sono andata a fare la spesa perché c'era troppa gente, quindi sono andata... Dal pizzicarolo. Vai, pizzicarolo. E ho preso delle cose. Siccome io non sono un amante dei salumi, ho detto io vabbè, ma che prendo? Alla fine ho detto vabbè, sai che faccio? Prendo della fesa di tacchino. Ho detto io almeno la metto dentro. Faccio il ripieno con la fesa di tacchino un po' più sostanzioso per scoprire che a mio cognato non piacciono i salumi nei ripieni. No, non mi piacciono i salumi cotti. Cioè, avete capito? No, puzzano. Ma che cagamento di cavolo. No, puzzano. Sì, puzzano. Sto bello un allora, pastoso. Io non lo so se riesce sta ricetta, eh. Come non lo sai se riesce sta ricetta? Sto già cunigliando. No, what's cunigliando? Vabbè, poi ve lo spiego. Come lo spiego? Come dire il cacio cavallo buttato sopra i nostri letti di melanzana, di coccia di melanzana? Aspetta, che questo non va bene. Quello non gli va bene? Sì. E noi andiamo a mangiarci pure un pezzo. No, sono contati. Perché le contate? Ne hai sempre uno in più, sai che non me lo mangio così ancora. Così impari e non trovo. E ora lo riprendiamo perché mi sa che non ti basta. Sì, mi basta, rifatti apposta. Li fatti contati? Ce n'è uno in meno. No, ma no, proprio. Cose brutte proprio. Ho fatto. E sarebbe complicato. Prendete un pugno di. Muddica, no, allora, non è muddica. Secondo me è meglio se mi metto qua. Ma è mulangiana su mulangiana. E cominciate a chiudere il letto di mulangiana con il vostro caciocavallo. Quando l'hai preso il caciocavallo? Pomeriggio. Preso da Mamma Che Pane. E grazie a Mamma Che Pane per averci venduto il caciocavallo. Allora, per ora metto questa quantità. Sì, certo che Mamma Che Pane ha comunque prodotti buoni. Alla fine. Mamma Che Pane alla fine. Mamma Che Pane ha sempre prodotti di qualità. Allora, per il momento io metto una quantità abbastanza ridotta perché non vorrei arrivare all'ultima mulingiana che sono rimasta senza niente. L'ultima mulingiana? Dove no, mulingiana? Mulingiana, melanzana. Mulingiana. È come quando ti fai un lipido, come si chiama? Mulingiana. Mulingiana. Melanzana perché è buona. Allora, mi raccomando però, pigiate bene, 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 in modo che aderisca... Alla parte della buccia, perché se no alla parte della buccia. Allora, comunque mi sono resa conto, questo è uno diciamo dei piatti forti della mia mamma. Ciao mamma, che ho appena chiamato per chiederle mamma ma sto facendo giusto e già mi ha detto che ho sbagliato. Bene, la mamma che ti corregge sulle ricette. Sì, perché questa in realtà è una ricetta di mamma e mi ha detto ma l'hai strizzata la polpa quando l'hai tolta dalla melanzana? No. No, giusto. Tutto a posto. Vai. Come hai fatto? Ho messo 3 kg di pan grattato, mamma, tutto a posto. Vai, poi mamma, comunque... ricordati, in cucina si sistema tutto. Poi alla fine metteremo la ricetta con 3 quintali di... Poi vi giuro vi metto la ricetta della mia mamma che sicuramente è più buona della mia. Comunque mi sono resa conto, vi stavo dicendo, scusate, io poi ogni tanto mi perdo nel chiacchiericcio. Che questo è uno dei piatti forti della mia mamma che io non ho mai fatto nella mia vita, mai. Cioè, questa è la prima volta che io faccio le melanzane ripiene.
mai fatta la ricetta di mamma, ho sempre fatto delle varianti un po' così, ma la ricetta originale della mia infanzia non l'ho mai fatta. E rosa, com'è la mano? Come metti la mano? Chiaredda. Ma la mano più chiaredda? La mano più chiaredda, vedi tu? Sai come se ci avessi un cucchiaio. Quindi da cucchiaio un cucchiaredda. Sì, perché poi io ho la mano piccola. E una volta che avete riempito tutte le vostre forme di... Stavo dicendo di induia, non so perché. Ah, ce la potevo mettere un po'. No! Tutte le vostre forme di zucchine, non sono zucchine ma sono mulingiane, melanzane. Riempite con tutto quello che c'è dal solito. Stiamo cercando un appello. Facciamo un appello. Stiamo cercando che ci fornisci di farina e di olio, perché lo consumiamo come se non ci fosse un domani. Quindi riempite la vostra padella di tanto olio. Adesso abbiamo la luce. E voi latte. Però oh, mio cognato ancora non mi ha attaccato il pannello ancora. È vero. Non ho portato la colla dopo che l'ho comprato, l'ho lasciato in negozio. Va bene. Ma voi lo sapete che noi abbiamo un negozio? Negozio di? Scooter moto con officina, ricambi. E si chiama? Accessori, si chiama Pilo Moto. Roma. Pilo Moto Roma. Seguiteci su Instagram, su Facebook. A domani, no, non è vero. Questa è un'altra cosa. E vai col primo. E sentite come sfrigolia, un minuto di silenzio per lo sfrigoliamento. E vai con il secondo. No, me lo devo fare sentire da vicino. Vai. Mamma, lo so che mi criticherai tutto. Però va bene così. E una volta che l'avete fritti da un lato, buttatele e friggeteli anche dall'altro. Vai, la parte più difficile e più complicata sta avendo un successo enorme. E vi ringraziamo per averci seguito. No, ancora non è finita. Ancora possiamo chiudere. Prima che mangiamo stasera ce ne vuole. Ecco, questa non è una ricetta veloce. Ma non è una ricetta veloce, soprattutto perché noi adesso torniamo tardi dal lavoro. Certo, perché abbiamo cambiato gli orari, torniamo a casa almeno... Abbiamo cambiato gli orari, arriviamo a casa per le 8 per un quarto le 8, quindi io poi... A posto. Ecco. E siamo arrivati nel momento originale, guardate che bella doratura, panatura fatta attorno. Oh, che spettacolo, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, 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 meraviglia. E siamo arrivati all'ultima padella che sta sfrigoliando ancora più forte di prima, perché sicuramente questi non avevano più acqua. Senti, senti, più guardate come sfrigolia forte il nostro olio, perché noi abbiamo l'olio WD-40. No. No, non usiamo il WD-40. Abbiamo il 10-30. E guardate la panatura. Il 10-40 della barra. Guarda la panatura bellissima, fortissima, stupendissima, superterrima. Non è panatura, questo è tutto ripieno riccioso, ciccionelloso, carichilloso. Quindi noi siamo arrivati al punto di mangiare. Quindi stiamo mangiando questo. Che cosa sostanzialmente hai? Che cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo cucinato questa sera? Cosa abbiamo fatto stasera? Stasera vi fate delle melanzane ripiene di melanzana fritte, molto fritte. Di solito lo sapete, io non friggo, però per ora sono ispirata. Poi quando arriva l'estate friggo di più, in effetti. Mulingiane ripiene di mulingiane. Come al solito troverete la ricetta alla fine del video, vi giuro che la faccio correggere dalla mia mamma la ricetta. Sì, appunto. Ve lo giuro. Suocera viene in soccorso. Non così vicino. Vi ringraziamo per averci seguito anche stasera. Ricordatevi di condividere questo video e mettere un bel like se vi è piaciuto. Seguirci su Instagram, Facebook e YouTube. Ci vediamo domani. E buone mulingiane a tutti. Ciao! Ciao!